Romagna, oggi a Rimini il ministro dell'Interno Lamorgese per partecipare al Comitato per la Sicurezza dopo gli accoltellamenti di sabato. Ci aggiorna in diretta Serena Biondini. Sì, un episodio criminale gravissimo che sarebbe potuto accadere ovunque. Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha definito quanto avvenuto a Rimini sabato sera, la serie di accoltellamenti messa in atto da Dula Somane, il 25enne di origine somala, richiedente asilo residente in una struttura di accoglienza della Croce Rossa di Riccione. Il ministro questa mattina è arrivata qui in prefettura a Rimini, ha presieduto in via straordinaria il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Hanno partecipato il procuratore capo di Rimini, il sindaco, tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. È stato ricostruito nel dettaglio quanto avvenuto sabato sera, i cinque ferimenti, ma soprattutto chi era Dula Somane, perché era libero di muoversi. Il ministro ha spiegato che era un cittadino somalo in Europa dal 2015, era già stato in Svezia, Danimarca, Austria, Germania e Svizzera, ovunque aveva presentato regolare richiesta di protezione. Quando è arrivato qui, purtroppo, è successo quello che è successo. Sentiamo il ministro. Abbiamo escluso quella che è la pista terroristica, su questo diciamo, abbiamo certezza. È stato un episodio che certamente non doveva capitare, ma che poteva capitare in qualunque parte d'Italia o d'Europa, perché era una persona evidentemente disturbata. Adesso stanno facendo tutti gli accertamenti del caso da un punto di vista psichiatrico e quindi diciamo, il lato positivo è che le vittime non sono più in pericolo di vita e questo è diciamo, l'elemento più importante che c'è stato. Sta meglio il bimbo di 6 anni, ferito gravemente alla gola dal cittadino somalo, ancora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Rimini, ma è vigile, risponde ai medici, risponde ai genitori. In giornata la prognosi dovrebbe essere sciolta. Nel pomeriggio invece una conferenza stampa della procura con tutti i dettagli e cercheremo anche di capire se era giusto, era corretto che Somane stesse circolando nonostante dovesse apparentemente essere in quarantena e fossero state fatte delle segnalazioni per comportamenti aggressivi. Da Rimini è tutto, a voi.